È morto all'età di 84 anni l'attore statunitense Bo Hopkins, interprete dallo sguardo feroce che è diventato famoso vestendo i panni di ladri e furfanti in famosi film come ad esempio Il mucchio selvaggio, Getaway, American Graffiti, Metà uomo, metà odio e Fuga di mezzanotte. L'attore è morto il 28 maggio, quindi ieri, proprio nella sua città, nella regione di Los Angeles. L'annuncio della sua morte è stato dato dalla moglie Sian, sposata nel 1989, precisando proprio ai reporter di Hollywood che il marito era stato ricoverato dopo un attacco di cuore lo scorso 9 maggio. Bo Hopkins era famoso per la sua parlantina e la sua capacità di sfoggiare un volto crudele mentre interpretava i suoi famosissimi personaggi. Oltre a recitare in film di successo, ha anche recitato in telefilm di grande successo, come ad esempio, vi cito qualche nome, Bonanza, Charlie's Angels, Dynasty e La signora in giallo. Tra le sue ultime interpretazioni c'è stato il thriller U-Turn, in versione di marcia diretto proprio da Oliver Stone. Nel 1997. L'attore, vi ricordo ancora una volta, è morto nell'ospedale di Los Angeles accanto a sua moglie e alla sua famiglia, alle persone a lui più care all'età di 84 anni.